Bonjour a todos, amici miei. Bentornati agli Spazio Games Award e la categoria di oggi è Best Platform. Non molti i titoli meritevoli secondo noi in questa categoria quest'anno, ma comunque c'è della roba davvero degna di essere messa in nomination. Vediamo un po' quale abbiamo scelto come vincitore dopo le nomination. Si parte! Super Mario Maker, Ori and the Blind Forest, Yoshi's Woolly World, Tembo the Badass Elephant. E il vincitore è Mario Maker. Abbiamo scelto Mario Maker principalmente perché qui in mezzo è uno dei titoli con più potenziale in assoluto. La community ha già dimostrato di essere estremamente attiva e di poter mettere in campo delle creazioni estremamente spassose ed estremamente divertenti. Non solo, le uniche debolezze del gioco sono state corrette da Nintendo con delle patch pochissimo dopo l'uscita. Quindi adesso abbiamo anche checkpoint mid-level e la possibilità, insomma, di utilizzare un po' quel cavolo che si vuole per fare i livelli quasi da subito senza sblocchi né nient'altro. Insomma, un editor intuitivo, accessibile ma assolutamente eccezionale, che ha permesso al community di creare dei livelli divertentissimi e che lo rendono appunto un titolo assolutamente infinito, con le meccaniche sempre solidissime e perfette dei Super Mario. Ori and the Blind Forest è un gioco stupendo a livello artistico, davvero molto divertente e molto impegnativo, ma quella sua natura da Metroidvania più che da platform ce l'ha fatto insomma preferire come secondo classificato, insomma, ci ha fatto preferire Super Mario Maker. Abbiamo scelto il platform un po' più puro, nonostante si tratti bene o male di un editor. Yoshi's Woolly World, bellissimo a livello di artistico e a livello di level design. Fatto sta che secondo noi a livello di level design non è all'altezza di quello che si può fare con Super Mario Maker, per un semplice motivo: perché la forza del level design di Yoshi's Woolly World la si vede solo quando si approccia al 100% il suo elemento da collectathon. Cioè, se si tralascia l'elemento da collectathon, dei collectibles, quel level design va un po' a perdersi. Non è poi così eccezionale come si potrebbe pensare, sempre notevole ma non a livello comunque di Super Mario Maker e di quello che ha creato la sua community. Tembo the Badass Elephant, gran gioco, gran divertente, molto spassoso, molto veloce, sicuramente una bella trovata, ma non all'altezza degli altri titoli nominati. Quindi sì, secondo noi il vincitore è Super Mario Maker. Mi sono un po' incartato, ma non vi preoccupate, comunque quello è il miglior platform dell'anno. Speriamo che siate d'accordo con noi, ci vediamo alla prossima premiazione e ciao a tutti!